settore produttore di intercreatori che ricorsa ha previsto in data 5 marzo 2018 è stata notificata la lettera numero 4 del 1 marzo 2018 concernente la contante dell'ente del pagamento della somma di euro 63.700 a favore della società del Fine Sporting SDAMN a titolo di risarcimento danno per interessi legali partendo dal 22 aprile 2014 al 1 marzo 2018 nonché spese legali ed accessori di legge così come segue 64.682 comandi a favore della Fine Sporting Club SDAMN di cui 63.700 a titolo di risorse capitali di euro 100 a titolo di interessi legali dal 22 aprile 2014 al 1 marzo 2018 direttamente ricevuto di Giorgini numero 46 presso il suo avvocato di Giorgini. C'è pure che la presenza di Fede Prisor più margine dalla citazione mediante bonifico sul conto corrente. Euro 10.435,038 della parte attrice di cui 6.580,70 per un gara, 70% su 1.400 euro, 6.587,11 per spese generali, per l'articolo 13, 15% su un gara, euro 302,71 per cassa avvocati 4%, euro 7.870,52 per totale disponibile 1.731,51 per IVA 22% sul ponibile euro 833 per spese 70% su 1.190 mediante bonifico sul suo conto proprio con IBAN 3.279,12 in favore del CTU ingegnere Francesco Capasso 2.223,78 per onorare 70% su 2.186,82 euro 88,95 per cassa ingegnere 4% euro 508,80 per IVA 22% su imponibile euro 457,66 per spese delle parti attrici di cui 6.580,80 per onorare che la sentenza esecutiva pertanto bisogna provvedere al suo riconoscimento ex articolo 194,1 lettera di carico di 2.000 che a tanto occorre procedere con ogni sollecito al fine di evitare ulteriori oneri a carico del bilancio comunale, dopo il Consiglio Comunale della restituzione alla sentenza numero 604/2018 del Tribunale di Napoli Nord e conseguentemente riconoscere i seguenti sotto, quale debito fu il bilancio ex articolo 194,1 lettera di LGS 267/2000, 64.682, 10.435, 3.279, di precisare a nome dell'articolo 183,9 bis vigente 2, che tratta di spesa non ricorrente, di accertare a fine del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui l'articolo 197 bis, comma 1, di LGS 267/2000, la regolarità tecnica del presente del provvedimento di ordine della regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa di cui l'aereo proprio che risultamente la sottoscrizione del presente del provvedimento da parte del sottoscritto proponente, di piaga, secondo il proposto di legge di istruzione della procedura di esperienza, al dirigente del servizio finanziario del paese di regolarità contabile. I carricanti responsabili dell'area fronteggiare tutto il corso interamente alla prima posizione di aver richiamato la presenza proposta con ogni oggetto del Presidente del Consiglio Comunale per il segreto del giorno della Revoluzione, la carta presidenza senza articolo 6 bis della legge 241/90 e dell'articolo 1,3 della legge 192/2012 della sussistenza di causa di conflitto di interesse a ricordare il corso del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale in questo momento bis, visti il vigente regolamento del via di LGS 267 e di LGS 161 modificazioni del principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria del sottocomunale del regolamento comunale sul controllo interno e acquisiti pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 delibera di dare esecuzione alla sentenza 604/2018 del Tribunale di Napoli. A detta sentenza è stato corredato il parere del Collegio dei Revisori quali in data 18 aprile 2018 esprimono parere favorevole alla deliberazione proposta di dato l'intervento di inviare tempestivamente tutto alla competente procura regionale della Corte dei Conti. Questa è la proposta del Consiglio.